Modulare no, questo tipo di caschi in genere o li si odia o li si ama. Io ad esempio sono sempre un po' scettico perché ok, sono molto pratici per il mototurismo e mi fanno sentire particolarmente protetto quando circolo in città, ma il peso un po' elevato che li caratterizza spesso mi frena. Poi però mi sono ritrovato tra le mani questa novità X-Lite 2016, l'X1003 Ultra Carbon, e le mie convinzioni hanno iniziato a vacillare. Il motivo è semplice e basta leggere al volo la scheda tecnica per capirlo: carbonio, Kevlar e vetro, tutti i materiali che fanno pesare questo modulare quasi quanto un integrale normale. Persino gli ingombri sono simili, anzi a vederlo così da chiuso sembra proprio di non avere davanti un modulare. Vediamo velocemente le caratteristiche principali. Innanzitutto c'è la doppia omologazione, integrale jet, infatti la mentoniera supera i test previsti dall'apposita normativa. L'ago della bilancia si ferma a 1410 grammi, che possono diventare 1470 con gli accessori montati. Come dicevo, un valore più che buono che si apprezza realmente nell'utilizzo pratico. Anche in città, con la mentoniera alzata, nessuno sbilanciamento. E a proposito, mi è piaciuto molto il sistema di apertura brevettato che consente di far tutto con una sola mano. In più c'è un meccanismo a doppia azione che riduce il rischio di aperture accidentali. Vediamo come funziona. Beh, ottimo direi. Sotto la visiera, che è ampia a sufficienza per garantire un buon campo visivo, c'è poi l'immancabile visierino parasole a scomparsa. Nell'utilizzo ho trovato inoltre buono il livello di insonorizzazione generale, almeno fino a velocità normali. X-Lite sostiene che con questo X1003 Ultra Carbon non ci sono problemi nell'utilizzo con occhiali. Scopriamo se è vero. Per quanto riguarda la calzata, qui si può giocare addirittura di fino grazie alle taglie intermedie come la M1 e la M2. E io ad esempio, che in genere indosso una M, mi sono trovato alla perfezione con la M2 dell'esemplare in prova. Insomma, impossibile non riuscire a trovare la propria taglia ideale, grazie soprattutto alle tre calotte previste dal costruttore per questo modello. Ma passando a ciò che ho apprezzato meno, non mi convince fino in fondo la colorazione delle imbottiture interne in questo verde un pochino insipido. Ma le vere note dolenti di questo X-Lite X1003 Ultra Carbon sono altre. Infatti questo casco non è venduto esattamente a buon mercato, ma lascio a voi il compito di scoprirne il prezzo all'interno della descrizione di questo video o nella scheda riassuntiva che segue. E se avete domande da pormi, iscrivetevi al canale YouTube di Omimoto.it e vi risponderò.